Ciao ragazze, allora io ho appena finito adesso di sistemare un attimo la cucina, adesso andiamo a pulire bene il bagno, anche perché oggi devo fare anche la torta per Christian, la farò verso la sera perché domani è il suo compleanno e quindi devo fargli la sua torta. Lui ha deciso che vuole tiramisù, vuole che gli faccio in qualche modo il numero 10. Siccome faccio il tiramisù con gli Orosaiva, ho pensato di magari spezzettargli e fargli il numero 10 con il biscotto. Adesso poi vediamo. Comunque più tardi o lo facciamo insieme o ve lo faccio vedere dopo che l'ho preparato. Ecco ragazze, io ho terminato di pulire il bagno, tutto rigorosamente con candeggina, ormai sempre. E niente, adesso aspetto che Walter arriva a farmi la spesa. Potete immaginare adesso in questa situazione con i bambini a casa, non riesco ad andare a fare niente. Praticamente anche quando sono a casa da lavoro non posso andare a fare la spesa. E ultimamente sto lavorando veramente poco, ma con loro è impossibile, quindi dobbiamo sempre comunque dividerci o io o Walter, e niente, ha voluto andare lui, io adesso aspetto che lui arriva, così poi dopo la svuoto e la disinfetto come sempre. Ci vediamo più tardi, ciao! Ecco ragazze, poi appena termino di pulire in genere cerco di profumare l'ambiente e in questo caso sto utilizzando questo profumatore all'aloe che a me piace un sacco ed è molto persistente ed è l'Odor Fix della Unidea che mi avevano inviato tempo fa, adesso li sto riutilizzando perché ogni tanto faccio cambio, nel senso che a volte utilizzo le candele, a volte utilizzo le essenze, adesso mi è ripresa la fissa ancora di questo, che tra l'altro ragazze ce n'è ancora tanto così, ma lo sto utilizzando praticamente da un anno a tempi alterni e quindi adesso l'ho spruzzato in sala, nella zona dell'antibagno e del bagno. Poi una cosa che mi piace molto è spruzzarlo anche sui cuscini, giusto una spruzzata veloce perché non macchia e fissa proprio per bene il suo profumo al tessuto. Allora, eccomi. Allora, ho pulito il bagno, adesso aspetto che si asciuga, poi mi faccio un caffè e mi metto con Cressa perché deve studiare domani questo compleanno, quindi non ha un'interrogazione e anche una verifica pomeriggio. E niente, quindi adesso mi metto con lui e poi farò la cena. Ciao! Ecco ragazze, questo qua è un altro cassetto che devo riorganizzare. Adesso ho tolto delle cose e ho un po' riorganizzato qua penne, chiavette, cose insomma utili che tengo qua in cucina, poi tipo il caricabatterie, la cassettina, la cassa per la musica, quella piccolina, la scatolina dell'apparecchio di Christian che lo tiene sempre qua. Insomma queste piccole cose e poi dopo devo levare quelle robe lì perché vabbè qua ci sono delle ricettine ma poi tutto il resto devo toglierlo perché poi metterò qualche tovaglia, qualcosa, adesso vediamo. Comunque ora ho tolto tutto e ho anche messo a lavare quello che c'era qua e domani con calma poi me lo riorganizzo per bene. Mi è tornato utile questo contenitore che avevo preso da di più quando mi serve qualcosa che devo segnare, insomma ho qualche penna qua, poi ho messo qua tipo chiave, la chiavetta, gli accendini, questa penna qua, una penna per bottiglie e
niente. E poi vabbè, dai, adesso poi domani vedo di organizzarlo meglio perché proprio qua vorrei mettere un po' di tovagliette e tovagli per il resto e togliere quell'ambaradan là che non serve proprio a nulla. Va bene, dai, poi ci aggiorniamo domani. Ciao. Ciao ragazze, io sono appena rientrata, sono andata a fare una scappata dove c'è l'Esselunga per prendere le cose che servono per fare, che mi serviranno per fare il tiramisù a Cristian, visto che fa gli anni, vuole i miei tiramisù e quindi ho preso. Allora, vi faccio vedere al volo perché poi le devo disinfettare. Ho due confezioni di mascarpone, questo dell'Optimus, ok. Poi ho preso il caffè, questo qua, crema e gusto, ok. Poi allora, le uova, queste qua, le classiche solite uova biologiche che prendo sempre. Poi ho preso, che non c'entra niente, il Ritter Sport, questo qua con lo yogurt e le fragole, buonissimo tra l'altro. Poi ho preso queste brioche della Bauli e 5 cereali, mi ispiravano, le ho prese, le vaschette della Cookie per il tiramisù. Poi Oro Saiba, due pacchi, perché io faccio il tiramisù con gli Oro Saiba perché viene squisitissimo e strabuonissimo. Poi ho preso le candeline, ok. Poi ho preso questa crema all'aloe dell'Equilibra, molto buona, mi piace moltissimo perché poi tra l'altro, oltre vabbè, a non avere parabene, non avere paraffina e tutto il resto, comunque è anche molto buona per quanto riguarda la stagione estiva perché non fa lucidare la pelle, quindi mi ci trovo molto bene. Ho preso questa, poi ho preso liquirizie coperte, ripiene e coperte di polvere di liquirizia. Queste sono buonissime, i gessetti double, aiuto, sì, sono praticamente caramelle, ma vera liquirizia ricoperte di polvere di liquirizia, sono strabuone, queste Esselunga le ho prese. E poi ho preso anche questa liquirizia, prima quando arriva l'estate, mi piace un sacco la liquirizia, specialmente quando magari ti senti un po' giù, ti tira subito su ed è fantastica. Veramente io adoro questi prodotti della Petit Olivier, erano in super offerta, non so perché, perché costano intorno ai 13 euro al prodotto di solito, 12-13 euro. Questo qua è la crema da notte, è una crema da notte e sono, ne ho presi due perché costavano 1,50 euro. Infatti pensavo fosse sbagliato il prezzo, invece la ragazza mi fa: no, 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 è giusto il prezzo. E praticamente è un trattamento notte nutriente all'olio d'oliva. Questi prodotti sono favolosi e io li ho presi diverse volte. Quando vado all'Esselunga spesso li trovo in offerta, ma in offerta tipo a 7-8 euro, quindi la metà. Invece erano 1,50 euro, ne ho presi due ragazze perché poi sono ottimi. Secondo me dovranno cambiare il packaging e li hanno strascontati, cosa che non capita quasi mai. Vabbè, io li ho presi. Però ho preso i ghiaccioli, questi qua alla Coca-Cola, perché i miei mangiano solo o Coca-Cola o fragole, tutto il resto mi rilasciano, la menta, il limone, così. Allora ho preso che c'è la Coca-Cola che piacciono a tutti, e poi ho preso questi sorbetti al mango, senza glutine, senza aromi e senza coloranti. Proviamo. Queste sono quelle cose belle fresche che piacciono sempre adesso che arriva l'estate. Boh, basta, ho terminato. Ragazze, ho terminato, metto via queste cosine e noi ci vediamo domani. Ciao! Poi, allora, ragazzi, vi volevo dire un'altra cosa. Siccome sono diventata un po' più attiva su Instagram, nel senso che mi è preso un po' più il trip del mettere le foto, magari anche dei piattini freddi che faccio, quindi anche se volete prendere qualche spunto, quindi se volete mi trovate anche su Instagram con il nome sissi78dl. Ci vediamo magari più tardi, vi faccio vedere la torta del Cristian. A dopo. Ecco ragazze, questo qua è il mio pensile delle tazze, che in realtà si sembra in ordine, ma devo dare una sistemata perché a parte una pulita devo svuotarlo tutto, devo togliere le alzatine e una volta che ho tolto le alzatine poi lo organizzo anche meglio. Più o meno va bene così, però va pulito, poi c'è anche il tè che non c'entra niente, che devo mettere nel portatè. E niente, adesso nei prossimi giorni farò questo lavoro, tanto comunque vi sto preparando un video a parte, come vi avevo detto, dove faccio proprio la pulizia a fondo dei pensili della cucina all'interno, quindi li sto facendo un po' alla volta e poi dopo vi rimonterò in un unico video. Ciao ragazze, allora io stavo pensando, visto che comunque è arrivato il caldino, di fare la pasta fredda, ho questa voglia, questo desiderio di preparare la pasta fredda.
penso di avere tutti gli ingredienti per poterla fare e quindi mi sa che stasera pasta fredda. La preparo adesso che è ancora pomeriggio, così almeno poi dopo stasera c'è già tutto pronto e sono a posto. Voi come la fate la pasta fredda? Io allora in genere metto le uova sode, quindi uova sode, poi metto i piselli, a volte metto anche i cannellini, metto, se ce li ho, metto i pomodori, la mozzarella non mi piace dentro perché poi diventa un po' acquosa, non mi piace, mi crea nausea, non so, non mi piace all'interno, le olive mi piace mettere, il tonno assolutamente, i booster in particolare perché li amano tanto i bambini, io non sono una di booster, a me non piacciono tanto i booster, eccezionalmente li metto perché so che comunque a loro piacciono tantissimo. Insomma, volevo fare per la prima volta in questa stagione la pasta fredda e poi magari settimana prossima potrei anche fare tipo un riso, un'insalata di riso. Ecco, una cosa che volevo chiedervi, ma allora, siccome ultimamente sto prendendo spesso riso basmati, però il riso basmati io lo mangio bianco, magari con un po' di tonno, ma anche in particolare bianco mi piaceva proprio accompagnarlo invece del pane. E niente, magari qualcuna di voi l'ha utilizzato nell'insalata di riso e non so se ha una buona resa, se è buono. Quindi fatemelo sapere, perché magari settimana prossima, se viene lo schizzo, faccio l'insalata di riso. Avendo anche diversi pacchi di riso basmati che avevo preso nel periodo della quarantena, ho preso anche qualcosa in più e mi ritrovo anche del riso basmati. Magari insomma potevo cucinarlo in questa maniera qua. Niente, dai, adesso andiamo giù, così almeno facciamo insieme l'insalata di riso e poi magari ci vediamo più tardi. Anche perché volevo farvi vedere qualcosa inerente un po' al make up, volevo farvi vedere dei prodotti che ho terminato in questo periodo. Ho fatto tanto smaltimento, soprattutto per quanto riguarda il make up, e vi volevo far vedere delle cose che ho terminato, anche perché volevo darvi anche delle valutazioni riguardo a questi prodotti che ho smaltito. Quindi magari ci vediamo tra un po'. A dopo, ciao. Ragazze, guardate che meraviglia, così qua sono i piselli dell'ortitalo di mio suocero, che io mi sto mangiando come se fossero caramelle. Li ho fatti in padella con un po' d'acqua, sono di un dolce. Ora sto facendo i piselli e sto facendo anche le uova sode, perché domani voglio fare una bella pasta fredda con piselli, uova sode, booster, olive, insomma un po' di tutto, tonno, oppure un'insalata di riso. Adesso vediamo, magari anche con il riso basmati potete fare. Sono buoni ragazze, sono spettacolari questi piselli. Numero di uno, di una tenerezza, sono tenerissimi. Bene. Ragazze, allora sto preparando la pasta fredda e adesso andiamo a metterci dentro un po' di queste cosine. Allora, intanto piselli. Ragazze, io ho appena finito adesso di preparare il tiramisù per Christian, perché domani fa 10 anni e mi ha chiesto il tiramisù perché gli piace un sacco e quindi ho cercato di almeno di fargli il numero 10. Ciao ragazze, guardate cosa ho fatto, io ho fatto 10 con i palloncini, gli ho messo 3 palloncini anche se grande, però poi alla fine io devo sempre fare qualcosa per stupirlo. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Edging to the sun, only you and me are. Ecco il vostro amico Walter! Sapete cosa ha fatto oggi? Mi ha messo a posto l'aspirapolvere. Io gli ho detto, no, racconta bene, che allora sono mesi che ti dico di prendere il nastro isolante, l'ha preso.
E adesso mi ha detto, adesso scoppia in aria, ragazzi, mi aspetta un attimo, questi vediamo. Sono i resti del... Sì, i resti, sì, ma attaccala, è là, devo attaccarla io. Attacca, vedete come, guarda, che si è già stancato, guardate. Dai. Già stanco, mi è andato a fare la spesa, aspettate, aspettate. Eccolo qua. Vai. Ragazzi, un applauso per Walter, fate un commento positivo per Walter che mi ha messo a posto l'aspirapolvere. Dopo 2 mesi me l'ha messa a posto, grazie. Grazie amore, bravo. Prego, vai. Sì, adesso però guarda che devi aspirare tutta la casa, eh. Sì. Vedi, questi sono lavori da uomo. Il passato... Peccato dove... che io faccio sempre anche i lavori da uomo. Eh? Dai, saluta le nostre amiche. Ciao amiche. Non ti fai più vedere. Dopo si preoccupano, che non ti vedono più sul canale. Dicono, ma Walter che fine ha fatto? Ma dov'è il Walter? Dov'è il Walter? Eccolo qua, vedete il Walter? Vediamo. Certo, con questa... Sì, vediamo. Ragazzi, adesso nei prossimi 6 mesi non fa più niente, io ve lo dico, Nei prossimi 6 mesi non fa più niente, già 2 mesi per implorarlo a fare questo lavoro. Poi però quando le cose le fa, devo dire che le fa bene. Il problema è fargliele fare. Questa è la cosa più complicata, è fargliele fare le cose, però poi le fa bene. Ciao a tutti, ho messo a posto l'aspirapolvere così mia moglie è contenta. Ciao! Vero? Sì, e poi? Buongiorno ragazze, questo è il mio pranzo, qua mangiano tutti schifezze, panini imbottiti con maionese. E io invece faccio la brava, mangio le insalate con i pomodori, le gallette sbriciolate. E sono contenta lo stesso. Va bene, ciao! Ragazze, questo qua è il nostro piattino, quello mio di Walter, i bambini invece vogliono la pasta. Come sempre, uno vuole la pasta pomodoro, l'altro vuole la panna. Almeno io e Walter più o meno siamo d'accordo. Io ho solo tolto la mozzarella dal mio piatto, ma per il resto è tutto uguale. Poi Walter mangia il pane, io lo mangio. Ed ecco qui. Buon appetito. Ciao! Looking at you now, take you for a whirl.